Abolire la quarantena nelle scuole e usare i tamponi per fare contact tracing, soprattutto dopo che a meno di una settimana dall'inizio dell'anno scolastico 37 classi lombarde stanno nuovamente svolgendo la didattica a distanza a causa di alcuni studenti risultati positivi che hanno costretto l'intera classe alla quarantena perché considerati contatti stretti. È questo l'obiettivo della mozione presentata dalla consigliera di Lombardi Civici Europeisti Elisabetta Strada nella seduta di martedì 21 settembre in Consiglio regionale. Abbiamo proposto all'assessore Moratti di farsi portavoce e iniziare una seria riflessione sull'eliminare le quarantene nelle scuole, perché non è possibile che in ogni caso positivo che avviene in una scuola si metta in quarantena tutta la classe, perché vengono considerati contatti stretti i ragazzi. Invece non sono contatti stretti perché stanno tutto il giorno con le mascherine, hanno una distanza di sicurezza e noi dobbiamo scongiurare la DAD il più possibile. Quindi bisogna riflettere e riprendere in mano seriamente il discorso della quarantena, basta DAD. L'idea è di adottare un protocollo un po' come quello per i sanitari anche per la scuola, per cui nel caso di un contatto positivo i ragazzi vengono tamponati a giorni definiti e mantenendo sempre la mascherina, e se negativi continuano ad andare a scuola. Non faranno le loro attività extrascolastiche, però intanto la loro vita sociale diurna del mattino e scolastica viene mantenuta. Hanno già pagato un prezzo troppo alto in un anno e mezzo di chiusura. A protestare davanti alla sede del Consiglio regionale anche gli attivisti del Comitato a Scuola, che anche loro chiedono di abolire la quarantena nelle scuole, visto l'alto rischio che in poco tempo si torni automaticamente alla didattica a distanza. Da sempre chiediamo che la scuola sia aperta, perché la scuola è un servizio essenziale oltre che un diritto costituzionale. Non si capisce perché i compagni di un positivo debbano essere considerati contatti stretti, quando secondo la definizione che facilmente si trova sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità si capisce che il contatto stretto è colui che ha condiviso un ambiente chiuso senza l'uso della mascherina. Noi sappiamo che i ragazzi a scuola, almeno da un certo ordine di scuola in su, portano tutti la mascherina. Dunque noi siamo convinti che si debba modificare le quarantene, meglio se monitorando i contatti del positivo con i test salivari, ma di per sé basterebbe anche soltanto la definizione di contatto stretto a dire che le quarantene vanno modificate.